Bollette dell'acqua salate per i cittadini di Castellabate. È stato richiesto dai consiglieri di minoranza un consiglio straordinario per l'annullamento della convenzione con la Consac. Ad intervenire sulla spinosa vicenda è proprio il consigliere d'opposizione Luigi Maurano. Abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale per ufficializzare e discutere la nostra proposta, che è molto chiara, semplice, decisa, precisa. Bisogna annullare la convenzione stipulata con la Consac e quindi automaticamente abbassare le tariffe, perché è inaccettabile che un bene di prima necessità, un bene di vitale importanza, venga sovratassato. E guardate che l'unico motivo delle salatissime bollette sono proprio le tariffe, perché la Consac ha le tariffe più alte dell'intero ambito. Non c'è nessun obbligo di legge che porta a scegliere proprio la Consac come gestore del servizio idrico integrato del comune di Castellabate, e quindi riteniamo sia giusto annullare questa convenzione e riportare la bollettazione dell'acqua a dei valori normali, a dei valori accettabili, perché le bollette che stanno arrivando in questi giorni non sono accettabili e non sono giustificabili, perché hanno importi esagerati derivanti dalle tariffe. Tutte le altre scuse, tutte le altre giustificazioni sono dei palliativi, ma la sostanza, il vero problema rimangono le tariffe. Fin quando ci sarà Consac a gestire il servizio idrico del comune di Castellabate, ci saranno queste tariffe, ci saranno queste bollette. Per questo motivo, come gruppo consiliare, abbiamo deciso di formulare e ufficializzare questa proposta, perché un principio deve essere chiaro, la nostra proposta è molto chiara: via la Consac dal comune di Castellabate. Si terrà inoltre sabato 21 dicembre un corteo di protesta pacifico dove il popolo castellabatese scenderà in strada per manifestare il proprio disappunto che riguarda la vicenda relativa alle salate bollette dell'acqua. In merito poi alla manifestazione che verrà fatta sabato 21, devo dire con estrema sincerità che è una manifestazione libera, spontanea, nata dai cittadini, e quando dei cittadini si uniscono e scendono in piazza per manifestare, per difendere un proprio diritto, è sempre un momento importante della vita partecipativa e la vita democratica di una comunità. E deve essere anche un momento di riflessione per gli amministratori, perché quella piazza, questi cittadini, i cittadini di Castellabate, con voce forte ribadiscono un concetto molto semplice: non si può sovratassare in questo modo un bene di prima necessità. E quindi anche loro, in maniera chiara e precisa, dicono via la Consac dal comune di Castellabate.